Ciao a tutti e bentornati su Query. In questo episodio sentirete l'intervista a Don Luigi Maria Epicopo, scrittore, teologo e insegnante di filosofia alla Università Pontificia Lateranense e molto conosciuto anche per le sue numerose apparizioni nei programmi TV. Oggi ci parlerà della libertà. In molti la vedono come assenza di barriere, assenza di limiti, ma siamo sicuri che sia così? Veramente l'uomo ha bisogno di non avere limiti per essere libero? Viviamo in un mondo dove la parola libertà viene molto spesso anche abusata. In nome della libertà, accadono tantissime cose che a volte ci domandiamo se sono ancora cose umane. Allora la domanda nasce spontanea: che cos'è veramente la libertà? La libertà è non avere vincoli, la libertà è un concetto assoluto. Assoluto è una parola che ci dice, l'assenza di un legame. Ci dice che noi siamo sciolti, che non dobbiamo mai vederci dentro una relazione. Ma è possibile una libertà senza una relazione? È possibile una libertà senza un'appartenenza, senza che io risponda alla domanda da dove vengo, dove sto andando, chi sono io in questo momento? Se vogliamo capire qualcosa, il dettaglio di qualcosa, lo dobbiamo sempre leggere nello spazio e nel tempo. Cioè, noi abbiamo sempre bisogno di una relazione con lo spazio e col tempo per cercare di capire le cose che vogliamo conoscere. Allora, è possibile pensare a un gesto nostro, una libertà nostra, senza domandarci in fin dei conti che relazione ha il nostro gesto col resto del mondo, con le persone che ci ho accanto, con la nostra storia, appunto, senza farci una domanda etica? La verità è no, non è possibile una libertà sciolta, una libertà assoluta. Anzi, una libertà è possibile solo e soltanto quando ha un legame, cioè quando ha qualcosa che la costringe a mettere i piedi per terra. Diversamente, la libertà assomiglia un po' ai palloncini dei bambini che sono gonfiati con l'elio e che è vero che volano in alto, ma certe volte volano così in alto che non sono più prendibili, cioè è una libertà astratta la nostra. Se noi vogliamo tornare invece ad avere una libertà, dobbiamo accettare anche di far pace con i nostri limiti, con quelli che noi pensiamo essere i nostri limiti, ma in realtà sono quelle relazioni decisive dove la nostra libertà è possibile. È la famosa esperienza del sì e del no, è la capacità di renderci conto che noi abbiamo bisogno anche dell'esperienza del no e non soltanto dell'esperienza del sì. L'esperienza del sì e del no è un'esperienza decisiva perché soprattutto quando ci scontriamo contro la barriera del no, ci accorgiamo di essere umani, ci accorgiamo del nostro limite. Ed è un'esperienza importantissima accorgersi del proprio limite, perché quando non ci si concepisce dentro il proprio limite non si ha un'idea reale di noi stessi. La prima vera delusione che una persona vive è quando capisce che non è una persona ideale, che è una persona reale. E sono gli errori molto spesso che ci fanno comprendere che noi siamo reali. Allora, è molto interessante come nell'educazione di un bambino, ad esempio, dirgli di no significa renderlo una persona con un carattere. Perché l'esperienza del no è fornire al bambino un punto di appoggio, un punto su cui può anche costruire la propria personalità. Perché se il cammino della nostra libertà è un po' come salire su una scala, l'esperienza del no è una barriera che non ci fa precipitare da questa scala. Quindi uno che vuole bene è uno che ti insegna anche il no, non è semplicemente uno che ti asseconda in tutto. Invece viviamo in un momento dove per amare noi siamo spaventati dall'idea del no, cioè dall'idea di questo limite. E molto spesso succede questo, che amare senza mai dire di no crea delle persone insicure, tira fuori degli hobbit, non delle persone, persone che poi alla fine non sono mai veramente capaci di vivere o di decidere qualcosa dentro la propria vita, semplicemente perché si trovano sempre a sentire un senso di precarietà, non hanno nessun punto di appoggio, esattamente perché non hanno mai veramente sperimentato qualcosa di forte su cui poggiare la propria vita, appunto, l'esperienza del limite, l'esperienza del no. Io credo che se noi recuperassimo una libertà incarnata, una libertà che sa anche valorizzare, l'esperienza dell'incontro con un divieto, con un no, io credo che troveremo delle persone che forse riconciliate con la propria umanità riescono a essere profondamente reali. Riescono a mettere i piedi per terra e mostrano una cosa che in questo momento è anche abbastanza difficile da incrociare, persone che hanno un carattere. Credo che prima o poi nella vita di chiunque, di qualunque persona, ci sia un'esperienza di terremoto, cioè l'esperienza
di incontrare qualcosa che è più grande dei ragionamenti, di qualcosa che è più grande della nostra capacità di controllare. E quando ci si sente così impotenti davanti alle cose, perché le cose sono più grandi, si possono fare due cose, appunto: o arrendersi, oppure cercare di riposizionarsi davanti alla vita con molta umiltà, lasciando che la vita stessa cominci a insegnarci cose che sono più grandi di tutto quello che noi pensavamo prima della vita. Io sono sempre molto convinto che l'esperienza del dolore non ci lascia mai uguali, perché il dolore o tira fuori il meglio di noi o il peggio. È sicuro però che non ci lascia uguali il dolore. Ma chi decide se il dolore deve tirarci fuori il meglio o il peggio? Lo decidiamo noi, perché il Signore ci ha fatti liberi. Anche quando la libertà la avvertiamo come una maledizione, appunto, noi non vorremmo essere liberi, vorremmo sempre fare la cosa giusta, essere strutturati per fare la cosa giusta, essere, tra virgolette, programmati nel fare la cosa giusta. Ma questo forse ci renderebbe la vita più semplice, ma non potrebbe esistere l'amore, perché se qualcuno ti obbliga all'amore, quello non è più amore. L'amore esiste solo se uno è libero. Ecco perché il Signore ci ha fatti liberi, cioè ha rischiato con ciascuno di noi, rischia con ciascuno di noi, rischia che ciascuno di noi gli dica di no, ma era l'unico modo per far sussistere tra noi e Lui una relazione che possiamo chiamare amore. Senza questa libertà non avremmo avuto questa relazione, senza questa libertà non ci sarebbe amore, e per noi senza amore non ci sarebbe nemmeno il fondamento di ciò che dovrebbe renderci felici, non semplicemente sazi.